Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi preparo le melanzane grigliate e ripiene con tutto il cuore. Vediamo gli ingredienti. Qui abbiamo due melanzane all'incirca 800 grammi, 3 cucchiai di olive taggiasche, 2 cucchiai di capperi sott'olio, 160 grammi di tonno al naturale, poi abbiamo 130 di ricotta, poi qui abbiamo prezzemolo, menta e basilico, uno spicchietto d'aglio, sale, olio extravergine d'oliva. E cominciamo. Eccoci, mettiamo l'aglio, lo schiacciamo. Così. Ecco qua. Poi mettiamo qua, mettiamo un gocciolino d'olio. Così. Un pizzichino di sale. Se volete mettere il pepe e il peperoncino, liberissimi, io questa volta non metto nessuno delle due. E cominciamo a tritare al coltello le nostre erbe aromatiche. Eccolo qua, non l'ho detto prima, però se volete potete mettere anche un po' di origano, io lo metto perché mi piace, l'ho sempre detto. Eccolo qua, le nostre erbette tritate, le mettiamo qua. Ecco, adesso sto tritando le olive taggiasche e i capperetti, fate grossolanamente, così. Tagliate a dischi e cercate di accoppiare mano a mano che la melanzana o si allarga o si restringe, quindi cerchiamo di accoppiare della stessa misura. Così. Eccoci su una bella griglia calda che avete fatto scaldare bene. Andiamo a grigliare le nostre melanzane sempre accoppiate, vedete? Tutte. Le mettiamo su questo vassoio, così, sempre accoppiate. Poi mettiamo un po' di sale, così poco poco, e col cucchiaino sporchiamo un po', così. E proseguiamo a grigliare le altre melanzane. Eccole qua, le abbiamo grigliate tutte, accoppiate. Adesso qui ho messo le olive taggiasche e i capperi che ho tritato già al coltello, la ricotta, cominciamo a mescolare. Ecco, adesso aggiungiamo l'olietto che è rimasto con le erbe aromatiche, vedete? E qua così, tutto bello. Adesso noi aggiungiamo anche il tonno, mi raccomando al naturale. Eccolo qua, bello sgocciolato. E con la forchetta schiacciamo e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo un po' di sale, proprio un pizzichino. Ecco, così. E mescoliamo bene il tutto. Questa è una ricetta leggerissima, facile. L'unico momento un po' più particolare è quando le grigli, ma insomma è una cosa di 5 minuti. Ecco qua, mescoliamo bene, 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 bene. Mettiamo un po' di ripieno all'interno, così. Questo è un ottimo contorno. Andiamo a posizionarlo qua sul piatto di portata e così via. Eccoci, non è rimasto neanche un po' di ripieno, e che se vi avanzava potevate fare delle bruschette, potevate fare le bruschette con la polenta, invece va bene così. Fogliolina di basilico al centro. Ed eccole qua, le mie melanzane grigliate ripiene sono pronte. Guardate che belle. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube. Cliccate sempre la campanella perché io vi tengo sempre aggiornati. Poi mettete un mi piace perché io sono contenta. E niente, adesso saluto tutti. Buoni e cattivi. Ciao ciao, alla prossima.